documento ufficiale nel quale viene chiesto appunto il permesso al vice sindaco per la regata. Signor sindaco, abbiamo la volontà di partecipare all'Agosto Medievale con grande impegno per disputarci lealmente la vittoria. Si allestisca il campo dei giochi e si armino i gozzi. Simbolicamente la riproponiamo questa sera nella nostra piazza, quindi un giro di piazza, magari accompagnato anche dai tamburini. Non ci sono tamburini? Ho sentito qualcuno, dai ragazzi, qualcuno che suona. Allora un pezzo di giro, dai, ci entra con effetto almeno. Cominciamo con il capitano dell'SSE Curbo, e quindi cominciamo il primo capitano, ci avviciniamo. Vuole il Sestiere Burgu prendere parte all'Agosto Medievale con grande impegno, disputandosi lealmente la vittoria? Sì, lo vogliamo. Applauso per il Sestiere Burgu. A questo punto la guida prenderà la tessera, il capitano prenderà la tessera. Non lo guardare, lo annunciamo fra qualche istante. Sestiere Campu, un applauso per il Campu, colori bianco e verde. Vuole il Sestiere Campu prendere parte all'Agosto Medievale con grande impegno, disputandosi lealmente la vittoria? Sì, lo vuole. È il momento di prendere la tua tessera. Ma c'è chi gufa. Allora, Sestiere Ciassa, vuole il Sestiere Ciassa prendere parte all'Agosto Medievale con grande impegno, disputandosi lealmente la vittoria? Sì, lo vuole, lo vuole. Senza guardare. Tanto sono chiuse, tanto sono chiuse. Siamo a Sestiere Cuventu. Capitano del Sestiere. Formula di rito, vuole il Sestiere Cuventu prendere parte all'Agosto Medievale con grande impegno, disputandosi lealmente la vittoria? Sì, lo vuole. Adesso sceglie la sua tessera. Siamo in ordine alfabetico al quinto sestiere del Sestiere della Marina. Fanno sentire i cose della Marina. Vuole il Sestiere Marina prendere parte all'Agosto Medievale con grande impegno, disputandosi lealmente la vittoria? Sì, lo vuole. Ti rimane l'ultima tessera. Allora, cominciamo a questo punto a guardare le tessere. Cominciamo con Ramon Bruno, capitano del Sestiere Burgu. Vieni qua e apri qua davanti al... Svela davanti al cintraco la prima tessera. Vai, procedi all'apertura della prima tessera. È finta, non c'è niente. No, cioè, Numero 3. Numero 3. Ho già aperto, metti tutti.
Alberto Rubeni, capitano delle Sestiere Campu. Alberto, è il momento di aprire la tua tessera e di farci vedere il numero 2. Numero 2 per il Sestiere Campu. Siamo al Sestiere Ciassa, il capitano Nico Martinetto. Vai, vai, già guardate. Vinta. Corsia numero 5. Andrea Siripu, che è il capitano del Sestiere Cuvento. Andrea, apri la tua tessera e facci vedere il numero. Guarda. Corsia quarta. E adesso allora è il momento di Fabio Corradi, che è il capitano del Sestiere Marina. Vediamo se non c'è trucco e non c'è inganno. Qual è il numero? Prima. Corsia 1. Pronti per la foto e pronti per il saluto, cominciando con il capitano. Ramon Bruno. Simone. Simone. Francesco. Nico. Patrizio. Pietro. In bocca al lupo al Burgu, anche loro pronti. Thank you.
miserere remedeus. Ventimiglia, nella prima parte del 1300, attraversa un periodo particolarmente critico, conquistata, sottomessa da Genova nel 1222 e altresì teatro di aspre lotte tra le fazioni dei Guelfi e quella dei Ghibellini. Nel 1323 è colpita dalla siccità. Le coltivazioni e i conseguenti raccolti vanno perduti a causa dell'azione di un sole implacabile e della mancanza di rifornimento idrico. Anni dopo avviene il contrario. Sul territorio di Ventimiglia, infatti, imperversano piogge flagellanti in grado di portare al fine ad una terribile alluvione che distrugge tutti i campi, specie quelle in prossimità del fiume Roia, che straripando distrugge anche il ponte di legno che ne collega le sponde. Un'altra calamità simile a quella che devastò l'Egitto si verifica altresì sul territorio ventimigliolese, sulle città e le campagne. Infatti, di Ventimiglia, nuvoloni granti pieni di polvere, i venti africani imperversano, portando con sé, con le loro correnti, una infinità di locuste, cavallette, in grado di divorare e distruggere tutti i raccolti. Per sfuggire ad un simile assalto e scongiurare l'invasione delle locuste, le autorità e il clero organizzano una processione, una rogazione. Tutto il popolo, inerme ed attonito, partecipa per chiedere la protezione dell'Onnipotente. Anche il vescovo Ugo Raimondo, che diverrà in seguito confessore di Papa Giovanni XXII ad Avignone, i benedettini cistercensi del monastero di San Michele, l'abate Dominus Jacques Mestre Ferò, passeggiano, arrivano, percorrono la città sino alle Cassine, località fuori le mura, ove sorge la chiesuola di San Lazzaro con il suo ospizio. Catei, furbo pescaia mura, asciui, asciui pelumolo pescaia mura, catei, barattavo qui una tunetta, no, pelumolo, asciui. Thank you.
cane. Siamo in piazza Rocchetta, poco prima del transito della processione. Ciò che è sotto i vostri occhi è la capacità, attenzione, la capacità di reagire da parte del popolo ventimigliese. Attenzione, i corsi e i ricorsi fanno storia, anche adesso dobbiamo appellarci a quella capacità. Dobbiamo avere tutti la forza di rimetterci in piedi. Cosa fa il popolo ventimigliese? Sfrutta tutto quel poco, quel tanto che ha. E quindi potete vedere un banco di pesce, un pescato non certo ricco ma comunque nutriente, un altro banco dove ci sono dei frutti della terra, frutta e verdura sottratte alle cavallette, e ancora del formaggio di capra, e ancora delle noci, e ancora si può vedere l'attività di un armaiolo che nonostante tutto esprime tutta la sua arte nella filatura e nella forgiatura di armi e di utensili per l'agricoltura. Il popolo ventimigliese, insomma, mette per reagire tutto il suo cuore per poter in qualche modo, con l'aiuto divino, contrastare il cattivo momento. Digneris te rogamus albino.
facet nobis dones, erogamus auti nos, fili Dei, erogamus auti nos, agnus Dei quintollis peccata mundi, parce nobis domine. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Miserere, miserere mei Deus, le mie preghiere sono state esaudite. Signore vi ringrazio, Eccellenza, le mie preghiere sono state esaudite, voi siete qua, io prego da tanto, là giace il mio povero figlio, morente, e sto pregando Dio che gli salvi la vita, o se no lo accolga in cielo con lui, come ha già fatto il passato anno col mio povero marito, annegato nella piena del Roia, piena che tutti i campi ha distrutto. Io mi unirò a voi, più uomini e donne, mi unirò nella preghiera e vi accompagnerò, e che Dio abbia pietà di tutti noi. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam, et secundum multitudine miserationum tuam, benignitate mea. Pochi giorni, Dio onnipotente accoglie le preghiere di tutti i ventimigliesi e le locuste scompaiono così come erano apparse, e tutto va benissimo, e tutto il popolo ventimigliese è contento, anche i bambini saltano di gioia, felici. È un bellissimo periodo di buonissimi racconti, arriva. E anche le diverse fazioni politiche vivranno un periodo di pace. Grazie a tutti, grazie da parte di tutto questo sestiere, grazie a quest'uomo dolcissimo. Grazie al regista e grazie a tutti i miei compagni di lavoro che hanno fatto questo per farvi conoscere qualcosa che appartiene non solo a Ventimiglia, ma appartiene a tutti quanti noi. E più i bambini sono felici, più applaudono. Più da parte nostra, da parte di quella bellissima attrice che è anche Barbara Bonavia, vi diciamo... Ragazzi, cosa diciamo? Grazie! Grazie!
nobili donne erano Monica Ferrari e Sonia Onorero. I nobili erano Salvatore Stricci e Matteo Tomini. L'arbitro era Andrea Muratore. La popolana. Sindaco di Ventimiglia per salutare gli amici presenti quest'oggi, insomma è sempre bello essere qua in questa piazza. Devo dire che questo è un appuntamento ormai consolidato, ogni anno sempre meglio, quindi il mio ringraziamento personale va agli organizzatori, l'ente Agosto Medievale e tutti i sestieri che ogni anno ci fanno passare delle ore lieti, interessanti, anche sotto profilo culturale, anche sotto profilo gastronomico, e che questa manifestazione si svolge nel centro storico di Ventimiglia, che noi riteniamo bellissimo, che c'è ancora molto da fare, ma che sicuramente continueremo a recuperare. Sappiate che Ventimiglia Alta, il centro storico, come importanza è il secondo dopo Genova. Quindi ringraziamento a tutti quanti voi che ci avete con sacrificio presentato questo ennesimo Agosto Medievale. Sappiate che sono tanti anni che noi lo facciamo, però ci rendiamo conto noi come amministrazione che ogni anno c'è un'aggiunta, c'è una novità molto interessante, e questo porta a far sì che molti cittadini di Ventimiglia, ma non solo, anche i turisti, di venirci a visitare, di venire a visitare il nostro centro storico. Ieri sera c'era un'appendice del centro storico, c'era migliaia di persone, per noi è motivo di grande soddisfazione. Quindi buona serata a tutti, adesso vediamo chi ha vinto questo premio, chi ha vinto. Siamo tutti quanti in trepida attesa, noi come amministrazione, ma sicuramente anche chi ha fatto un sacrificio in questi giorni per riservarci questa manifestazione fantastica. Grazie a voi e a grazie a tutti quanti i ventimigliesi e turisti che sono presenti e continuano a onorarci della loro presenza. Grazie sindaco. Allora, ieri invece, come ovviamente sapete, si è svolta la regata dei sestieri. La cosa bella, come ricordavano prima i rappresentanti comunali, come auspicavano per le prossime edizioni, ci sono stati tutti e sei i sestieri che tradizionalmente si sfidano in occasione dell'appuntamento con l'Agosto Medievale, anche se il sestiere Aurelio era fuori classifica e quindi trasparente ai fini della classifica, ma ci ha fatto piacere averlo presente.
Allora, chiude in sesta posizione e conquista 2 punti nella regata dei sestieri il sestiere Ciassa. 2 punti per la Ciassa. In quinta posizione si è classificato il sestiere Auriveo. Un applauso agli amici dell'Auriveo. La 4ª posizione nella regata di ieri è stata conquistata dalla Marina. 3 punti per il sestiere della Marina. La posizione, la regata di ieri, quindi i punti in questo caso sono 4 quelli conquistati. Il sestiere Burgo, un applauso per il Burgo. Quattro punti conquistati dalle Burgo che sale sul podio. 3ª posizione. Premiazione ufficiale. Foto di rito. Eccoli qua. Ci facciamo dire anche i loro nomi. Mauro. Fausto. Adriano. Pierre. Cos'è mancato per l'edizione per vincere? Prossimo anno, ci dovete incrociare le dita per il prossimo anno. Manca Cristian. E con un applauso anche per Cristian. Così tutta la squadra, ancora una foto, aspetta che manca lui. Voilà. Il Burgo conquista 4 punti.
giovanissimo, non è vero.